Allora, buongiorno a tutti. Siamo qui alla presentazione del libro Il Mediterraneo come risorsa, prospettive dall'Italia, edito dal Molino a cura dell'Istituto per gli Studi sul Mediterraneo del CNR. Saluto i promotori di questa iniziativa, Amedeo Cesta, direttore facente funzione del Dipartimento di Scienze Umane del CNR, il direttore Salvatore Capasso, direttore dell'ISMED, cioè dell'istituto che ho appena citato, che studia il Mediterraneo. Saluto gli ospiti illustri, Adriano Giannola, presidente della Svimez, e il professor Gianfranco Viesti, professore di economia a Bari, nonché autore di un utilissimo pamphlet che è appena uscito, Centri e Periferie, pubblicato dalla Terza, mi fa piacere citarlo. Saluto poi Walter Palmieri, che rappresenta un po' tutti i ricercatori del CNR che hanno collaborato alla pubblicazione di questo libro. Ne sono, credo, 25, quindi 25 autori, 25 studi raccolti in questo libro. Libro molto interessante e prezioso, ma di cui parleremo tra un po'. Darei ora subito la parola a Cesta per i saluti e poi a Capasso. Prego. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Io sono il direttore pro tempore del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e Patrimonio Culturale. Ringrazio Salvatore che gentilmente mi ha voluto invitare. Potrei definirmi un infiltrato rispetto al tema del meeting di oggi, ma in realtà, proprio per il mio ruolo istituzionale in questo momento, sono particolarmente contento di essere qui, sono particolarmente contento di osservare la vivacità di uno degli istituti del sud del nostro dipartimento. Leggendo la breve presentazione, il libro non l'ho ancora sfogliato e quindi mi scuserete, ma dalla breve presentazione sicuramente mi colpisce l'aspetto fortemente multidisciplinare. E questo è un aspetto in cui il CNR ha un suo punto di forza, riuscendo in qualche modo ad abbattere le barriere tipiche dell'insegnamento nazionale e su cui, appunto, lavorando su questi temi, riusciamo ad essere presenti, ad avere impatto. Sì. Chiaramente non è una cosa facile, però proprio all'interno del nostro dipartimento questa fusione di saperi è uno dei punti di forza e anche questa iniziativa odierna lo manifesta. L'altro punto che vorrei dire brevemente è invitare tutti i ricercatori presenti a continuare questo tipo di lavoro, tenendo conto del fatto che c'è una notevole necessità che il paese affronti la crisi pandemica e l'uscita soprattutto della crisi pandemica. Quindi vorrei che molti di questi temi e molto di questa capacità di intersecare saperi diventi sinergica all'interno delle iniziative del PNNR. Questo è un invito che riceviamo dall'alto, anche dalla Presidente Carrozza, e vorrei quindi sfruttare questa breve occasione, questo breve spot per ricordarlo a tutti. Quindi, dopodiché, non la faccio ulteriormente lunga, mi metto in ascolto
e sono molto curioso di sapere di più del contenuto del libro, da quanto seguirà. Vi ringrazio molto e veramente auguro a tutti buon lavoro. Grazie, grazie a lei, direttore. Io ho detto poco sul libro perché avremo modo e tempo di farlo in maniera compiuta nei prossimi minuti. Aggiungerò solamente, ma lo farò anche capasso, che è un libro a cui partecipano storici, economisti, geografi, politologi, urbanisti, quindi questa interdisciplinarità a cui si faceva riferimento è sicuramente la nota principale che tiene insieme questo volume, ripeto, di 500 pagine. Lo dico sorridendo perché le ho lette quasi tutte, diciamo, quasi tutte, e le ho trovate molto interessanti, ma avremo modo di parlarne. Salvatore Capasso, prego. Grazie mille, Marco. Innanzitutto io vorrei ringraziare il mio direttore Amedeo Cesta e anche gli amici Adriano Giannola e Gianfranco Viesti per aver accettato questo mio invito. Sono estremamente impegnati in questo momento perché c'è un grande fermento, grandi dibattiti attorno al piano nazionale di resilienza e riparte che riguarda il nostro paese, e loro sono molto impegnati, quindi li ringrazio veramente di cuore per essere intervenuti. Giusto due parole sulla ratio di questo testo, che cosa rappresenta, perché al di là del contenitore di conoscenza, eccetera, questo testo nasce da un'esigenza forte, quella di rappresentare l'anima di un istituto. E di fatti partecipano a questo testo tutti i ricercatori di un istituto che poi nel corso del tempo si è trasformato ed è diventato molto più, ha quasi raddoppiato la propria dimensione. E come avete detto tutti, è un istituto che accoglie diverse anime dal punto di vista disciplinare. Io sono un economista, ma ci sono aziendalisti, ci sono storici contemporaneisti, storici economici, geografi, politologi. E adesso addirittura abbiamo aperto alle scienze dure, ci sono biologi, geologi marini, quindi è un istituto, quello del CNR, così come ha detto Amedeo, estremamente ricco dal punto di vista disciplinare, e questo ne fa un unicum nel paese, perché i dipartimenti universitari dove si fa ricerca di altissimo profilo, ma tendono ad essere monodisciplinari. E invece il CNR si permette il lusso, ha questa capacità di accogliere, di poter intersecare saperi molto diversi. E questo è un plus perché su un tema fondamentale che è quello del Mediterraneo, ovviamente l'interdisciplinarità diventa fondamentale. Tutte le emergenze, anzi la gran parte delle emergenze che oggi ci troviamo ad affrontare nel Mediterraneo assumono una valenza particolare. Parlo delle migrazioni, dell'insicurezza alimentare, del cambiamento climatico, il mancato sviluppo in alcune aree, anche diciamo la penetrazione del nostro mezzogiorno in un'area più bassa, le possibilità di sviluppo del nostro paese e dell'intera Europa. Questo l'hanno capito un po' i grandi player internazionali, l'hanno capito dalla Cina. Anche la Turchia sta giocando un ruolo fondamentale adesso nel Mediterraneo. Non è un grande player, però nel Mediterraneo paesi come la Turchia stanno cercando di aumentare la loro pressione. La Russia sta facendo lo stesso. E quindi forse il nostro paese è giunto il momento che il nostro paese faccia lo stesso, perché il Mediterraneo oggi può rappresentare una possibilità di sviluppo non solo per il mezzogiorno del nostro paese che si trova pienamente immerso in questo mare, ma tutto il paese, direi anche l'Europa, il continente africano è un continente in grande espansione sul quale si può puntare e sul quale si può crescere. E le discussioni che si fanno ora sulla macro regione euro-mediterranea anche a livello della Commissione europea sottolineano questo punto.
Quindi più che altro, giusto per sintetizzare quello che vi dicevo, questo non voglio usare parole molto grosse, ma una specie di testimone di un istituto del CNR, è una bandiera nella quale che si mette su un punto fondamentale. È un segnale che si vuole lanciare dai ricercatori che si occupano di Mediterraneo, di un tema fondamentale che spero possa essere sviluppato in sintonia anche con altri istituti del CNR, perché no, anche con i policy maker e anche con le università. Io sul libro non vi dico niente, perché lascerò la parola ad uno dei co-editor, che è Walter Palmieri, che è un ricercatore del CNR. Ecco, lui è uno storico, a differenza di me che sono un economista, quindi già da qui iniziamo con l'interdisciplinarietà. E quindi lascio la parola a Marco De Marco, che lo presenterà. Grazie, grazie a tutti. Bene, sì, devo aggiungere poco. Walter Palmieri, già detto, parlerà a nome di tutti i ricercatori, darà il senso di questo libro, che ha curato insieme, oltre che con Capasso, con Gabriella Corona, che scrive anche uno dei saggi che sono contenuti nel libro. Io voglio aggiungere solo tre questioni prima di entrare proprio nel merito del libro, ma brevissimi. Io sono un affezionato della lettura del rapporto annuale del Mediterraneo prodotto da questo istituto, dall'ISME del CNR, e qui con me ne ho le prove, non so se le vedete, e quindi sono abbastanza aggiornato grazie al lavoro che voi fate. L'idea che mi rimane, e che credo rimanga a tutti in questo Mediterraneo, è che è un mare di contraddizioni nel senso anche letterale del termine, perché sono dati che ho imparato da voi: il Mediterraneo è il mare interno più esteso che si conosca, ma rappresenta l'1% delle acque del mondo. Il Mediterraneo è il mare su cui si affaccia l'Italia, che ha il 20% di vecchi e il 14% di giovani, ma anche l'Egitto, che ha al contrario il 5% dei vecchi e il 31% dei secondi. È il mare del mito, ma anche di una storia tragica. È il mare del Pio Enea, ma anche il mare dove si affaccia il paese che detiene Patrick Zaki ormai dal 7 febbraio del 2020. È il mare delle democrazie e delle autocrazie, ma anche delle anocrazie, termine molto brutto, che suona molto male, ma che dice molto sulla mancanza di diritti civili che riguarda molti di questi paesi. Ma per non farla molto lunga, è il mare che ha avuto politici grandissimo valore, ma che non ha avuto ancora un suo Helmut Kohl, cioè uno capace di unificare questo mare. È un mare che si racconta anche tragicamente. Di questi giorni uno spettacolo promosso via web si chiama Necropolis di Arkady Zaides, che è un coreografo bielorusso. È uno spettacolo che appunto definisce il Mediterraneo una necropolis, dedicato a tutti quelli che sono morti in mare. Ed è appunto un Mediterraneo che si racconta bene, cioè bene anche tragicamente, ma che spesso la razzola male, come le guerre recentissime ci dicono. Questo mare così complesso, così carico di contraddizioni, questo bacino così complesso e carico di contraddizioni, non potrebbe che essere raccontato nel modo in cui avete scelto di farlo, cioè mettendo insieme più voci e più saggi. Credo di aver capito, e chiudo, che il tema dominante che segna di più queste pagine è quello della litoralizzazione, cioè della concentrazione sui litorali di grandi aree urbane, che produce una grande potenzialità, ma anche grandi guasti.
questo è quello che un lettore, diciamo, non addetto ai lavori, ma molto curioso, trattiene di questo lungo saggio. Ora però Palmieri ci dirà meglio e ci introdurrà alla discussione poi sul saggio. Prego Palmieri. Dunque sì, buongiorno, io sono Walter Palmieri, uno dei ricercatori dell'istituto, nonché uno dei curatori del volume che stiamo presentando oggi, e in questo mio intervento, che peraltro è frutto di una riflessione comune con Gabriella Corona, che purtroppo oggi per motivi personali non è qui tra di noi, in questo mio breve intervento, dicevo, cercherò di fornire una breve panoramica sul significato complessivo di questo lavoro e sulle sue possibili letture. Inizio col dire che il libro nel suo insieme rappresenta varie cose. Innanzitutto rappresenta alcuni dei filoni di ricerca che sono attivi nell'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR. L'idea di base, come si evince dal titolo, è quella di analizzare, mettendo a risalto, il Mediterraneo come risorsa nel suo significato etimologico del termine, ossia resurgere qualcosa di formalmente vivo che si rinnova continuamente. Si tratta di filoni che si intrecciano tra di loro, e direi che le ricerche in qualche modo si incrociano, i confini disciplinari sono labili. Per esempio, chi si occupa del filone che si è occupato di ambiente può al contempo collocarsi in quello che si occupa di storia e di migrazioni. E con questo veniamo all'altro elemento che pure è stato evocato negli interventi che mi hanno preceduto, che caratterizza il lavoro, la multidisciplinarità, direi di più, la transdisciplinarità. Il libro tenta in qualche modo di proporre un metodo, un modo di lavorare che è vigente, che è operativo nell'istituto e che consiste in uno sforzo di integrazione tra le diverse scienze umane e sociali per comprendere e fronteggiare la complessità. Apro peraltro una parentesi: le ricerche sono pubblicate nel volume che è del 2020 e solo per meri motivi tempistici non hanno potuto includere anche i contributi provenienti dalle cosiddette scienze dure, lo ricordava già il nostro direttore Salvatore Capasso. L'ISMED, l'Istituto di Studi sul Mediterraneo, nasce alla fine del 2019 dal precedente istituto, che era l'ISSM, l'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, proprio con l'esplicito obiettivo di non limitarsi alle scienze umane, ma allargare le ricerche e competenze anche a settori disciplinari, come ad esempio la biologia, l'oceanografia, l'ecologia marina e molecolare, lo studio degli ecosistemi marini del Mediterraneo. Competenze queste che ora fanno parte dell'istituto, grazie principalmente alla sede di Palermo, e attualmente lavorano in stretta sinergia con gli altri ricercatori, ma sono competenze che sono state appunto acquisite in una fase già avanzata del progetto, che poi ha dato origine al volume di cui che oggi presentiamo e che dunque non sono presenti nel libro. I profili disciplinari invece che sono presenti sono molteplici, lo accennavamo anche prima: economisti, demografi, urbanisti e storici, e all'interno degli storici antichisti, storici dell'età moderna, dell'età contemporanea, ed anche e soprattutto nelle tematiche ambientali un dialogo con le scienze dure, principalmente la biologia e la geologia. E a tal proposito appunto volevo sottolineare una cosa: si è aperta anche in relazione ai problemi dell'ambiente, alla cosiddetta transizione ecologica, una nuova fase di discussioni sul rapporto tra indirizzi scientifici differenti e sull'urgenza quindi di riconoscere il ruolo delle scienze umane e sociali. L'istituto in qualche modo ha raccolto queste sfide lanciate dal dibattito, tentando di tracciare un percorso originale per rispondere alla necessità di un maggiore dialogo tra le scienze, su cui peraltro si fondano, come sappiamo, con sempre maggiore insistenza i nuovi programmi internazionali e nazionali per la ricerca. Ed in questo, a mio avviso, la storia rappresenta ancora una delle discipline che maggiormente sono presenti, e proprio all'interno delle scienze della complessità, il luogo in cui la storia svolge, può svolgere un ruolo fondamentale di pensiero critico, che rappresenta cioè il carattere controverso e problematico dei fenomeni. Fatta questa breve introduzione, torno al libro. Al di là delle
cinque sezioni in cui il volume è organizzato. Io direi che il volume può essere diviso sostanzialmente in due grossi blocchi che corrispondono a due chiavi di lettura, a due criteri di interpretazione e di conoscenza del Mediterraneo di oggi. Il primo blocco è quello che definirei, che potremmo chiamare del Mediterraneo connesso. Cosa intendo dire? Intendo dire che, nonostante che è noto il Mediterraneo sia stato il luogo di sia stato oggetto di divisioni etniche, religiose, politiche, culturali, dettate in primo luogo dalla difesa delle identità locali e nazionali, nonostante che il Mare Nostro abbia conosciuto una scia interminabile di conflitti che perdurano peraltro tutt'oggi, il Mediterraneo che invece abbiamo cercato di mettere in luce non è quello dei contrasti, ma piuttosto quello delle connessioni, delle contaminazioni, degli scambi, della cooperazione. Il libro, in altre parole, vuole essere un contributo di conoscenza che aspira non ad essere un mero esercizio accademico, ma tenta di focalizzare l'attenzione su un diverso sistema valoriale, sulla costruzione appunto di un Mediterraneo sostenibile ed inclusivo. Un contributo che si pone nella prospettiva del superamento delle divisioni appunto etnico-linguistiche e religiose e nella direzione di individuarne invece i processi di scambio e di contaminazione. Una rappresentazione che, come ci dice il sottotitolo, è dove è preponderante la prospettiva italiana. Anzitutto un Mediterraneo storicamente complesso, scusate, dove accanto alle divisioni appunto politiche, religiose, etniche, linguistiche, emerge in modo preponderante, lo ripeto ancora, lo scambio, la contaminazione delle culture. I saggi di storia sono quelli che forse più di ogni altro vanno in questa direzione. Faccio alcuni esempi. Parto dal saggio di Stefania Pafumi, dove al centro dell'attenzione c'è la scultura greca nel Mediterraneo occidentale. L'autrice ricostruisce i percorsi di scultori e committenti e restituisce l'immagine di un Mediterraneo panellenico mobile, ricco di spostamenti, scambi tra luoghi anche molto distanti tra di loro. La sua conclusione, cito proprio dal suo lavoro, è: il Mediterraneo si rivela ancora una volta un luogo di incontri e non di isolamento, di pluralità e disomogeneità, ma non di separazione. La possibilità di spostarsi da una sponda all'altra del Mediterraneo è ricchezza per le società che vi si affacciano. Dunque, sempre in questa stessa ottica del Mediterraneo connesso, vanno poi letti in qualche modo anche molti altri saggi. Penso ad esempio al saggio di Antonio Bertini sui flussi di migrazioni elleniche nel Golfo di Napoli a partire dal IX secolo avanti Cristo, quello di Ida Maria Fusco che si sofferma sul Mediterraneo come luogo di diffusione delle pandemie e delle misure per contrastarli, e ancora il saggio scritto a due mani da Paola Vallone e Raffaella Salvemini sulle scuole nautiche, quello di Marina Montacutelli sui portolani, quello di Daniela Ciccolella sulla storia del primo piroscafo a vapore nel Mediterraneo, del Regno delle Sicilie. E sempre nell'ambito di questo blocco, che abbiamo appunto chiamato il Mediterraneo connesso, ci sono poi, e hanno una particolare rilevanza, i saggi che riguardano specificatamente le migrazioni e la storia delle migrazioni. Sono due sostanzialmente, quello di Stefano Gallo e quello di Michele Colucci. Stefano Gallo nel suo articolo ci racconta che i paesi del Mediterraneo hanno rappresentato un approdo sicuro per coloro che fuggivano dalle persecuzioni durante il ventennio fascista, e qui l'autore ricostruisce la geografia, la mappa di questi legami, o verso la riva nord, oppure verso la Jugoslavia, la Grecia, la Turchia, e ancora l'Egitto, la Libia e le aree del Maghreb. Sempre sul tema di migrazioni c'è l'altro articolo, quello di Michele Colucci, che si colloca invece in un contesto temporale differente, ovvero gli anni 70, un contesto caratterizzato da una più forte centralità dell'Italia nel Mediterraneo, grazie anche alla più forte collaborazione con i paesi arabi per le politiche energetiche dell'epoca. Il saggio analizza l'immigrazione tunisina che negli anni 60 e 70 iniziava ad interessare il settore della pesca nella provincia di Trapani. Quel momento, ci dice l'autore, rappresenta una sorta di termine a quo per la storia dell'immigrazione italiana. La penisola inizia a divenire un attrattore per lavoratori non specializzati, ossia principalmente esuli, studenti e lavoratrici domestiche. Dunque, dicevo, due blocchi. Se il primo blocco è quello che ho definito in grosso modo del Mediterraneo connesso, l'altro blocco, quello più forse consistente, è quello che ho definito, che è quello che potremmo definire del Mediterraneo sostenibile.
e comprende appunto tutti quei saggi che guardano al Mediterraneo dal punto di vista del rapporto tra natura e società, ovvero quello che potremmo definire della costruzione sociale del mare, cioè come le società hanno, società umane hanno plasmato, trasformato, modellato e ahimè in molti casi anche alterato il mare come risorsa. Fanno parte di questo secondo blocco i saggi che con più chiarezza rientrano nell'ambito dello studio di oggi, ciò che oggi viene passa sotto il nome di antropocene, ovvero l'epoca geologica attuale in cui l'ambiente terrestre, nel nostro specifico il mare e le coste, viene fortemente condizionato sia su scala locale che su scala globale dagli effetti dell'azione umana. Anzitutto il tema della litoralizzazione già evocato, che è quello che peraltro dà anche il titolo al nostro incontro di oggi, ossia quel processo di concentrazione degli insediamenti e delle attività economiche nelle aree costiere, quindi un aumento della pressione antropica sulle risorse naturali nelle aree costiere, in quelle aree, a cui corrisponde peraltro simmetricamente un abbandono delle zone interne, in molti casi processi di desertificazione. Dunque, ad analizzare il caso italiano, che rappresenta peraltro uno specifico proprio a causa della sua conformazione geografica, una penisola stretta e lunga dove c'è un interno collinare e montuoso, ad analizzarlo, dicevo, ci sono principalmente due saggi, il caso italiano, Michele Nani e Gabriella Corona. Il primo, Michele Nani, ci parla della litoralizzazione dell'Alto Adriatico e del processo di antropizzazione della costa romagnola a partire all'incirca dal XIX secolo. L'autore ci mostra con abbondanza di dati come i fenomeni connessi a questo processo, ossia consumo di suolo, cementificazione, inquinamento, alterazione degli ecosistemi marini, abbiano aumentato in modo esponenziale i livelli di vulnerabilità connessi anche al cambiamento climatico e quindi alla concreta possibilità di una futura sommersione di ampi tratti della costa romagnola. Con l'altro saggio che riguarda la litoralizzazione in Italia, quello di Gabriella Corona, invece ci spostiamo più a sud, il mezzogiorno d'Italia. Il saggio di Gabriella Corona individua il cambiamento delle gerarchie territoriali che hanno storicamente portato gran parte della popolazione, per riprendere il titolo del suo saggio, dalla montagna al mare, soprattutto nel secondo dopoguerra, dove, come sappiamo, si configura un vero e proprio esodo, con il duplice effetto di aumentare la vulnerabilità dei litorali e di marginalizzare le aree interne, peraltro con pesanti ricadute sulla manutenzione del territorio e sugli assetti idrogeologici delle aree interne, collinari e montuose. Con l'articolo invece di Rosaria Battarra e Giuseppe Mazzeo, lo sguardo si allarga all'intero bacino del Mediterraneo, sempre di litoralizzazione, ma in questo caso il fuoco è sull'espansione dei sistemi urbani e metropolitani lungo le coste. Circa un terzo, ci ricordano gli autori, della popolazione dei paesi del Mediterraneo è concentrata sulle coste e questa espansione ovviamente genera numerosissimi rischi ambientali. L'analisi peraltro fa emergere differenti gradi di rischiosità tra le diverse aree costiere, maggiore ad esempio nella sponda sud del Mediterraneo rispetto a quella nord, e nella seconda parte si sottolineano le vie sostenibili per l'area mediterranea. Legato in qualche modo al problema della litoralizzazione c'è poi anche il mio contributo sulla storia dei maremoti in area mediterranea. È evidente che la forte antropizzazione delle aree costiere ha ovviamente aumentato l'esposizione al rischio di fenomeni, di tsunami, appunto, che contrariamente a quanto percepito da gran parte dell'opinione pubblica, sono eventi tutt'altro che rari nel Mediterraneo. Nel mio saggio ho detto in qualche modo di ricostruirne la geografia. Sempre collegato ai temi della vulnerabilità ambientale del Mediterraneo c'è poi il saggio di Desiree Quagliarotti, che prima ci mostra i dati sulla ricca biodiversità del Mediterraneo e poi passa successivamente in rassegna tutti i fattori che rischiano di comprometterla gravemente, dall'eccessivo sfruttamento ittico ai molti fattori dell'inquinamento marino, passando poi all'impatto e ai rischi del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini e costieri. Dunque, faccio ora brevi cenni ad altre due sezioni del volume che abbiamo chiamato rispettivamente una risorsa da proteggere e verso l'economia blu.
In esso sono contenuti comunque contributi che rientrano in questo che ho definito il secondo blocco, cioè quello che ho definito come Mediterraneo sostenibile. E parto dall'articolo di Giovanni Lombardi che ci racconta come storicamente cambia in Italia la percezione del mare, una storia che parte dalla nascita, inizio 800, della idrologia medica e dell'uso dell'acqua di mare per fini idroterapici, e passa dalla nascita nella prima metà del XIX secolo dei primi stabilimenti balneari nel centro e nel nord Italia, e parallelamente alla diffusione della pratica della balneazione si afferma non a caso sin dalla seconda metà dell'Ottocento l'idea della tutela del mare, e quindi la nascita fra fine 800 e inizio 900 di enormi contratti pioneristici sulla salvaguardia della risorsa marina. Il saggio a tre mani invece di Ancarola, Bertini e Cuturi passa invece in rassegna la legislazione italiana che si è venuta configurando a partire dagli anni 60 dello secolo scorso sul tema delle aree marine protette, tema che peraltro viene ripreso anche in un altro saggio, quello altro saggio, anche questo a tre mani, Immacolata Caruso, Valentina Noviello e Tiziana Vitolo, che si soffermano sempre in tema di aree marine protette su tre case studies, due collocati nel Golfo di Napoli e l'altro in Algeria. E poi ancora Salvatore Orcolano, che invece analizza la mappa dei siti UNESCO, strumento di protezione e valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale e materiale del Mediterraneo, mettendo in evidenza la disparità tra i siti UNESCO nella riva nord rispetto a quelli collocati nella riva sud, e peraltro una differenza sostanziale anche nel fatto che esista una prevalenza dei siti culturali rispetto a quelli naturali. Bene, chiudo con alcune brevi osservazioni sulla sezione relativa alla Blue Economy, altro argomento ovviamente di fondamentale importanza nel quadro del Mediterraneo sostenibile che finora abbiamo tracciato. Si tratta infatti non solo di studiare la pesca, ad esempio, ma di capirne la sua compatibilità con le esigenze ambientali e la salvaguardia delle risorse marine. Ce ne offre un efficace esempio il saggio di Salvatore Capasso, il nostro direttore che è intervenuto prima, che con un'analisi dettagliata dell'economia legata alla pesca, con un efficace meccanismo di graduale messa a fuoco dei dettagli, lo studio presenta con molti dati, con una ricchezza di dati, un'analisi del settore ittico prima nel Mediterraneo nel suo complesso e poi si focalizza sull'Italia, aggiungendo peraltro alla significativa conclusione che la filiera ittica in Italia, pur non avendo un forte impatto sull'economia nel suo complesso, ha tuttavia un peso e un significato proprio nell'ambito della blue economy, ossia il trasporto via mare di merci e passeggeri, la cantieristica, i servizi di alloggio e ristorazione, le attività di ricerca e, non a caso, ultimo ma di rilevante importanza, la regolamentazione e la tutela ambientale. E di Blue Economy tratta anche il lavoro di, scritto sempre a due mani, da Maria Rosaria Carli e Marzia Proietti, dove oltre a fornire ulteriori dati sulle attività economiche legate alla pesca, compare anche un'interessante analisi sulle linee guida che hanno governato le scelte dei principali organismi sovranazionali, l'Unione Europea, l'ONU, la FAO, in materia di attività ittica, dove un ruolo di rilievo in queste scelte viene appunto assegnato alla ricerca di un possibile tra sostenibilità ed attività economica. Il problema delle compatibilità ambientali del settore ittico, della sua sostenibilità, è al centro anche del saggio dell'ultimo che analizzo, quello di Olga Lopresti, che studia in particolare due progetti in area mediterranea, due case studies. Uno relativo al Libano, che si propone il riciclo delle reti e delle attrezzature di pesca per evitare la loro dispersione in mare, e l'altro spagnolo, che ha come obiettivo invece quello di propagandare un consumo responsabile del pescato. Dunque, insomma, con questo davvero chiudo, il risultato che mi sembra più importante di questo libro è che il Mediterraneo rappresenta un ottimo banco di prova per leggere le questioni ambientali, per verificare le compatibilità possibili tra sfruttamento delle risorse e sostenibilità.
Il quadro che emerge mi sembra che sia molto variegato, perché se è certamente vero che il processo di modernizzazione ha spesso comportato un uso dissipativo delle risorse marine, e d'altro canto è anche vero che sono le stesse emergenze ambientali generate da questo sfruttamento che hanno fatto crescere una maggiore sensibilità e dunque dato la stura, dato la via a processi di segno differenti, di segno diverso. Grazie. Grazie Palmieri, complimenti per la sintesi, straordinaria sintesi del volume, c'è tutto in quello che ha detto. Prima di introdurre il dibattito vorrei chiedere, se posso io, fare due note e avvertire gli altri che ci ascoltano invece che ci vedono, che possono alzare la mano e ci sarà un regista che regolerà gli interventi, dopo però che avremo finito il ciclo appunto di questa presentazione. Due note critiche. È vero, c'è il Mediterraneo connesso e il Mediterraneo sostenibile come due grandi aree, no? La rivolgo a lei questa domanda, Palmieri, ma la vera è escluso, diciamo, il Mediterraneo di guerra, tenga conto che ho contato la parola guerra è citata nelle 500 pagine circa 47 volte, quindi quasi ogni 10 pagine ci sta il riferimento alla guerra. Sicuramente è funzionale al racconto, cioè quello di un Mediterraneo come risorsa, ma non rischia in qualche modo di limitare, diciamo, il quadro che stiamo guardando? Cioè è una scelta di cui siete assolutamente convinti, questo di eliminare questo aspetto, diciamo, il più triste, il più tragico? In realtà non è che sia stato eliminato, è il sottofondo di qualsiasi ricerca. Non a caso lei rilevava che la presenza della parola, del lemma guerra, compare. Sì. Come sottofondo. In realtà l'idea era proprio evitare una rappresentazione che si limitasse, come dire, a ripristinare l'elemento del conflitto come fuoco centrale, ma non è una rimozione del conflitto, quanto in realtà è il tentare di spostare lo sguardo agli elementi che in realtà sin da epoca, alcuni saggi preellenici del nostro volume lo dimostrano, hanno in qualche modo contribuito a creare contaminazioni, legami, scambi. È ovvio che il conflitto rimane, esiste e rimane permanente, ed è in qualche modo il sottofondo di questa operazione che abbiamo tentato di mettere in luce, quindi non di rimozione, ma di tentativo di focalizzare la luce su ulteriori elementi. Bene, ovviamente questi temi spero che restino nel dibattito, se qualcuno li vorrà poi riprendere. Invece faccio una notazione assolutamente positiva e introdurrei così anche il professor Viesti. A me hanno colpito molto questi due saggi che lei ha citato, quello sulle sculture e quello sulla storia del primo vascello, il Ferdinando I. Borbonico. Vabbè, sulle sculture è già detto. Prego, prego. No, dico, non mi sono potuto soffermare, ma il saggio di Daniela Ciccolella sulla navigazione a vapore investe anche altri temi che sono molto sì. No, io lo citavo. È il problema del primatismo borbonico. Esattamente. Quindi c'è una lettura su un case studies particolare sulla effettiva efficacia di questo primatismo che è uno degli elementi fondanti del discorso neoborbonico che va per la maggiore in maniera trasversale. Per questo presenta un interesse particolare. Ovviamente nell'economia complessiva del discorso che ho effettuato non avevo la possibilità di addentrarmi anche... No, ma lei l'ha introdotto più che degnamente. No, io volevo utilizzarlo perché... mi suggerisce due idee. Cioè, la prima, forse il modo in cui il Mediterraneo si racconta
potrebbe essere oggetto, diciamo, di uno studio analitico affidato ad esperti come voi, come si è raccontato negli anni, diciamo. Qui nel saggio della Ciccolella vediamo come si è raccontato nello specifico di una vicenda, che è quella del primatismo borbonico, ma anche di quello di un certo eccezionalismo sudista, no? E qui mi rivolgo non provocatoriamente, ma stimolandolo, spero, Viesti. Cioè, quanto pesa ancora questo racconto del Sud e del Mediterraneo come Sud, così intriso di primatismo, di eccezionalismo, come se noi fossimo sempre diciamo il meglio del mondo che viene dal mondo dimenticato e sempre un po' marginalizzato. Permetto di aggiungere una cosa che... per i lettori che eventualmente non avessero letto il contributo di Daniela Ciccolella, che in realtà parliamo di primatismo nel senso che è un esempio, è un case studies in cui c'è un sostanziale insuccesso, che quindi sì, essere arrivato prima, la sostanza del discorso, per nulla è garanzia né di continuità né di spin-off, per dirla con un termine, come dire, odierno, ma è... un dato esogeno che è puramente, come dire, da Guinness di esatto, non ha nessun altro rilievo oltre a questo. Perciò è simbolicamente importante, perché sicuramente è stato il primo a vapore fatto in età borbonica, ma è stato anche l'ultimo in qualche modo, perché gli altri poi ci hanno sopravanzato e quindi avevamo un vantaggio e l'abbiamo perso. Quindi è un primato ed è un ritardo allo stesso tempo, e questo è simbolico. E quindi su questo passerei la parola a Viesti, che di questo si è molto occupato, non sapendo tra l'altro se Viesti il libro di cui stiamo parlando è riuscito a leggerlo tutto e quindi sa di che cosa stiamo parlando, oppure interviene solo sulle impressioni che ha ricavato da questa prima presentazione. Prego, professore. Grazie molte dell'invito a questa presentazione di un libro che naturalmente ho letto, se no non sarei qui. Diciamo, non ho avuto ancora, come dire, il contatto fisico con la carta, che è molto importante, ma adesso abbiamo questi sistemi di PDF che consentono, come dire, di leggere comunque i testi abbastanza agevolmente. Fatemi partire da, diciamo, il piacere di aver incontrato nel vostro volume un pensiero per il grande amico e studioso Franco Cassano, che sarebbe potuto essere molto utilmente con noi stamattina, che purtroppo non è più con noi e che mi pare, come dire, c'entri molto con questo libro, perché è stato a lungo maestro, diciamo, di uno sguardo innanzitutto non di confine del mare, ma di, come dire, strumento di integrazione, e poi di una lettura che mi pare molto condivisibile, che sia quella del libro, per cui il mare e le relazioni che avvengono sul mare non possono che essere lette attraverso, combinando, una pluralità di saperi, no? È esattamente il messaggio che ci dà il nostro libro. Un libro molto interdisciplinare, un libro che va, come dire, anche molto indietro nella storia, e quindi è anche molto interessante, diciamo, rispetto a quello che chiedeva De Marco, come dire, non saprei bene, certamente, diciamo, i tempi in cui il Mediterraneo era centrale da un punto di vista sulla scala internazionale, da un punto di vista di scambi e integrazioni, anche come significato economico, diciamo, è molto lontano nel tempo, e quindi, come dire, anche se ci fossero stati nell'Ottocento, diciamo, meraviglie tecnologiche, vivevamo comunque in un periodo nel quale diciamo, la centralità del Mediterraneo, che, come ci ricordano alcuni degli capitoli di questo libro, era invece cruciale, molto più indietro del tempo, insomma, questa centralità non c'è più. Ora, come commentare questo libro? Naturalmente mi è impossibile, come dire, entrare nei singoli capitoli, un po' per mancanza di competenze e un po', come dire, per la difficoltà di
anche nei tempi, come dire, di fare un commento dettagliato. Per cui ho pensato, come dire, di fare qualche commento intorno al libro, intorno ai temi del libro, in particolare su tre temi che adesso vado a svolgere velocemente. Il primo è la centralità geopolitica del Mediterraneo, il secondo è la sua importanza, l'importanza della sua integrazione da un punto di vista delle risorse, della tutela e della valorizzazione delle risorse disponibili, e il terzo è il tema delle migrazioni. Allora parto dal primo. E come tutti sappiamo, come dire, una costruzione di un Mediterraneo come luogo di integrazione positiva tra le comunità umane e le economie che si affacciano è molto difficile, lo sappiamo perfettamente, perché è costellato, come dire, da situazioni complesse, da, come ricordava De Marco, da fenomeni di guerra, anche qualche settimana fa, dalla presenza, come dire, di regimi e istituzioni politiche complesse. De Marco utilmente ci ricordava Zaki, no? Come figura, diciamo, emblematica di dove vanno a finire le persone, che quelle che ci piacciono, no? Quelle che percorrono su e giù il Mediterraneo tra Bologna e il Cairo, a un certo punto vanno a finire in prigione. È un problema non irrilevante. E tuttavia, come dire, questo non ci deve esimere, soprattutto se adottiamo correttamente una prospettiva di periodo molto lungo, come fa il libro, da tornare sul tema. Allora, le esperienze di politiche euro-mediterranee negli ultimi decenni sono state estremamente modeste, sia quelle promosse col processo di Barcellona, sia poi quelle promosse dalla Francia, diciamo, hanno ottenuto molto poco rispetto al potenziale. E in realtà quello che è successo, e credo sia un elemento da tenere molto presente, è che, come dire, la caduta del muro di Berlino ha portato una riorganizzazione dell'agenda complessiva dei paesi europei, e cioè è diventato comprensibilmente assolutamente prioritaria l'integrazione est-ovest piuttosto dell'integrazione nord-sud. Questo è molto comprensibile, quindi ogni sforzo, diciamo, dei grandi paesi europei, a cominciare dalla Germania, anche da un punto di vista economico, diciamo, anche l'utilizzo delle risorse comunitarie, sono state indirizzate, come dire, per ridurre le distanze est-ovest, relegando molto più indietro il tema del nord-sud. Questo processo è stato complessivamente positivo, non può che essere giudicato positivamente, come dire, il ritorno in Europa, diciamo, di queste economie e questi paesi è stato molto più complesso di quanto ci saremmo aspettati 30 anni fa, ha raggiunto tanti risultati. Come dire, potrebbe essere adesso, come dire, dopo questa lunga pausa di 30 anni, il momento di riprendere una iniziativa volta a dire: bene, adesso abbiamo fatto tanto nella dimensione est-ovest per integrare un'Europa divisa dalle vicende del Novecento, adesso bisogna occuparsi molto più intensamente, molto più seriamente di quanto abbiamo fatto della dimensione nord-sud. Anche perché, come dire, la dimensione dell'Africa, e soprattutto le prospettive demografiche, su cui dirò più avanti, ed economiche di questo continente, sono un elemento assolutamente centrale dello scenario europeo. Come dire, ignorare questi temi costa, come vediamo almeno dal 2016 in poi su quello che sta avvenendo nel Mediterraneo. Quindi, come dire, bisogna armarsi di tanta pazienza, di uno sguardo molto lungo, e tornare, in questo il libro mi pare fornisca un utile contributo, tornare a raffermare
come dire, la centralità strategica per l'Europa delle relazioni nord-sud del Mediterraneo. Ovviamente è chiaro che un paese come la Finlandia o un paese come la Svezia, come dire, questo tema non è nella sua priorità strategica. È compito dell'Italia, della Francia e della Spagna, in primo luogo, tornare a porre questo grande problema, diciamo, nel consesso europeo, perché ci interessa in modo particolare, ma ripeto, perché non è solo una questione italiana o spagnola. D'altra parte stiamo vedendo come è evidente che i costi di questa mancanza di politiche nel Mediterraneo sono particolarmente sensibili per l'Italia o per la Spagna, no? Abbiamo tutti visto che cosa è successo a Ceuta nelle scorse settimane. Quindi bisogna armarsi di santa pazienza e tornare a pensare alle relazioni euro-mediterranee, come dire, non come sono state negli ultimi decenni, cioè un tema, come dire, da convegni colti, ma come una grande questione che l'Unione Europea non può più accantonare. E in questo è necessario, come dire, una forte alleanza di Italia, Francia e Spagna, anche della Grecia naturalmente, e nel consesso europeo, perché, come dire, per ritornare a questo concetto di fondo, che chi si affaccia sul Mediterraneo non è soltanto l'Italia o la Spagna, ma è l'Europa nel suo insieme. E ignorare, come dire, la mancanza di una politica euro-mediterranea è un lusso che non ci possiamo permettere. Non è per niente facile, come dire, ma l'Italia è stata particolarmente assente. Nel libro viene ricordata un po' la politica fatta dall'Italia anche in campo energetico in passato, diciamo in questo secolo non mi pare sia pervenuto alcunché su questo tema. Bisogna insistere con uno sguardo molto di lungo periodo nel dibattito nazionale affinché il nostro paese diventi molto più protagonista di quello che è stato negli ultimi decenni nel dibattito europeo. Perché questo? E arrivo al secondo punto che voglio toccare. Il libro ce lo dice molto bene, perché le connessioni attraverso questo mare sono delle connessioni, delle integrazioni che possono generare ricadute molto interessanti e positive per tutte le popolazioni, per tutti i paesi che si affacciano sulle coste. D'altra parte sarebbe, come dire, aspettarsi il contrario sarebbe sorprendente. Diciamo, tutta la storia dell'Europa degli ultimi 60 anni è una storia, con tutti i limiti che ha avuto, di successi dato dall'integrazione. Non si capisce perché, solo perché c'è il mare di mezzo, diciamo, la stessa logica non dovrebbe valere anche per i rapporti europei. Ovviamente il libro entra in alcuni aspetti concreti di questa integrazione e tocca molti temi. Io ho imparato un sacco di cose, perché non sono i miei temi, diciamo, sia sulla sostenibilità ecologica, sia sull'importanza, come dire, della risorsa mare, della risorsa pesca e di quella che anche nel libro viene chiamata l'economia blu, cioè di un modo di guardare alle risorse che sia, come dire, questo è quello della transizione verde, in questo caso della transizione blu, che molti di noi sono d'accordo nel pensare che debba caratterizzare i prossimi decenni, e cioè di avere un atteggiamento non predatorio dei confronti di queste risorse, ma certamente un atteggiamento che possa valorizzarle nell'interesse di tutti. La stessa cosa, un po' accennata nel libro, vale anche naturalmente per il patrimonio culturale, ma, come dire, per le prossime edizioni del libro ci sono, come dire, questo euro mediterraneo di che cosa è fatto concretamente? Beh, è fatto molto anche di riflessioni sull'approvvigionamento agroalimentare, che è un grandissimo tema, come dire, del futuro, sulla questione dell'acqua, e sulla questione, forse ancora più importante delle precedenti, dell'energia, e cioè la transizione energetica, come dire, in chiave euro, la chiave euro-mediterranea della transizione energetica è una chiave,
come dire, che ha almeno la stessa importanza strategica dei gasdotti che adesso ci legano alla Russia. E l'aspetto molto interessante, e dunque in tutti questi temi, come dire, immaginare che essi possano essere affrontati a scala europea attraverso la capacità di mobilitare, come dire, investimenti ben fatti, naturalmente, sostenibili, naturalmente, alla scala dovuta, come dire, non ci lamentiamo che la Cina diventa sempre più importante, possiamo avere il parere che vogliamo sulla via della seta, ma certamente quello è un sistema politico, economico che, come dire, prova a proiettarsi anche con atteggiamenti un po' egemonico-imperialisti, come dire, prova a proiettarsi nel futuro. Se l'Europa rimane chiusa all'interno dei suoi confini e non prova a mettere in piedi, come dire, una via del mare transmediterranea nei prossimi decenni, poi non si può lamentare della sua marginalizzazione. Da questo punto di vista, un tema ricorrente nel libro che io trovo molto utile è l'avviso, non ovvio, che, come dire, anche e soprattutto in Italia, ma lo stesso vale per i paesi dell'altra sponda, come dire, i territori interessati a questi temi non sono solo i territori costieri, ma sono anche i territori dell'interno, cioè le aree interne, l'Irpinia è a pieno titolo una regione euro-mediterranea. Come dire, non ci facciamo abbagliare dall'idea profondamente sbagliata, ci dice il libro, io condivido pienamente, diciamo che questi temi siano soltanto i temi dei porti e delle coste. Sono anche molto i temi, come dire, di una maggiore integrazione delle aree. E questo mi porta, come dire, al terzo ed ultimo commento, spero di essere nei tempi che ci siamo dati. Assolutamente. Al terzo ed ultimo commento che voglio fare, che è quello sulle migrazioni delle persone, un tema che il libro affronta in chiave storica, tra l'altro con un capitolo molto gustoso che ci ricorda, e non dobbiamo mai dimenticarlo, no? Quando i migranti eravamo noi, quando andavamo noi in cerca di asilo in altri paesi, molto opportuno da ricordare. Io partirei da un fatto, e cioè che nel 1960 la popolazione europea era il doppio della popolazione africana. Oggi la popolazione africana è maggiore di quella europea. Nel 2060, cioè dopo un secolo, dalla mia prima data, la popolazione africana sarà cinque volte quella europea. Quindi, come dire, abbiamo un enorme tema. Non si può esorcizzare. Io capisco, come dire, che nella comunicazione politica vale tutto, che nella società europea hanno molto ascolto, come dire, approcci al tema delle migrazioni, come dire, di cortissimo respiro e di breve periodo, volte a soffiare sulle paure. Ma diciamo, questo è un tema che non si può esorcizzare o mettere fuori dalla porta. Questo è un tema cruciale, sia per, come dire, le dimensioni demografiche, sia per quello che succede a casa nostra. Cioè il nostro paese ha una tendenza alla riduzione, la Svimez, come dire, ce l'ha illustrato in maniera molto chiara. La Svimez parlava, Adriano correggimi se sbaglio, anni fa di uno tsunami demografico, e questo lega, diciamo, anche col capitolo che abbiamo sentito, che è un tema molto serio, che riguarda moltissimo le aree interne, già da tempo, ma, come dire, riguarda l'intero Mezzogiorno e comunque l'intero. Sappiamo tutti perfettamente che questo boom effettivo dell'immigrazione in Italia nella prima decade di questo secolo si è molto ridotto, sappiamo che è cresciuta anche una corrente migratoria, quindi, come dire, bisogna cominciare ad affermare in sede scientifica una valutazione che in sede politica sarebbe, come dire, molto molto discussa, che, diciamo, al nostro paese nei prossimi decenni servono molti più immigrati di quelli che ne arrivano e di quelli che ci sono. Questo, a mio avviso, è un fatto. Può non piacere,
può, come dire, suscitare, ma è, questo è un dato di fatto, è una trasformazione assolutamente epocale. Tra l'altro i demografi ci illustrano che anche se facciamo delle buone politiche, delle opportune politiche, sono state fatte per esempio in Germania, delle opportune politiche per stimolare la natalità, queste a mio avviso sono eccellenti, ma non cambiano in termini di problema. I movimenti demografici, quando cominciano, come dire, per fermarsi, hanno bisogno di decenni. In Italia nasceranno pochi bambini, non tanto e non solo perché le donne faranno pochi figli ciascuna, ma perché ci sono molte meno donne in età feconda. E quindi è un dato strutturale. Allora, questo è un tema fondamentale, perché naturalmente, a mio avviso, e mi avvio a concludere, se, come dire, non può essere affrontato in ottica protezionistico-sovranista, non può neanche essere affrontato con l'ottica, come dire, delle buone intenzioni. È un tema difficile, è un tema serio che riguarda, e questo lo vorrei sottolineare, non soltanto, perché torna il tema delle aree interne, non soltanto attraverso politiche di accesso, quelle sono una parte, ma anche e soprattutto attraverso politiche di integrazione. Cioè il relativo, in Germania è arrivato 1 milione di siriani nel 2016, ho letto diverse valutazioni, il relativo successo di questa integrazione così massiccia non è stato dovuto solo, come dire, a un moto del cuore, ma è stato dovuto a politiche di integrazione serissime che fa la Germania, quindi politiche linguistiche, politiche di istruzione. È un tema, come dire, che va visto in tutte le... Non è una passeggiata. È un tema indispensabile, ma non è una passeggiata. E da questo punto di vista, come dire, i temi, sono le conclusioni, i temi del libro tornano, perché le aree interne possono essere, come dire, uno degli ambiti principali di sperimentazioni di buone politiche di integrazione nei prossimi 2 decenni nel nostro paese, un po' in tutto il paese. Ci sono alcune esperienze interessanti, soprattutto al centro-sud, si potrebbe perseguire, diciamo, con maggiore convinzione una politica complessa da fare gradatamente di maggiore integrazione di popolazione giovane proveniente dall'estero nelle aree interne del sud. E poi perché, come dire, questa integrazione euro-mediterranea può essere perseguita anche, come dire, non soltanto cercando di essere il meno vittime possibile dei flussi che comunque ci sono, ma anche in modo più proattivo. Penso, per esempio, magari un tema ancora per i prossimi rapporti sul Mediterraneo, al tema della formazione e dell'alta formazione, cioè le istituzioni di formazione e di alta formazione sono un meccanismo di attrazione e di integrazione di popolazione estremamente interessante, perché, come dire, possono svolgere un ruolo per facilitare l'integrazione, per far sì che anche, diciamo, ce lo vantaggio economico per il nostro paese dall'attrazione di popolazione giovane che qualifichiamo possa essere maggiore. Non dimentichiamoci che uno dei problemi dell'Italia è non aver avuto una politica immigratoria e che i livelli di istruzione della popolazione immigrata in Italia sono molto più bassi dei livelli di istruzione della popolazione immigrata in Francia, in Germania e persino in Spagna. Come dire. Allora, concludo. Bene, molto bene questo libro nella sua ricchezza. Chiedo scusa a tutti gli autori, come dire, per non essere entrato negli specifici capitoli, ma è molto bene che si faccia, perché il tema è importante e ripasso, diciamo, i miei 3 argomenti. Il tema è importante e richiede una forte iniziativa politica europea che va costruita soprattutto nei paesi più interessati. Secondo, perché i benefici non solo in termini di sostenibilità del mare, che è fondamentale, ma i benefici in termini di sviluppo di questa integrazione possono essere molto ampi.
E terzo, perché questa integrazione, che sarà comunque una integrazione di persone, deve essere governata, deve essere progettata. E quindi, come dire, molto bene che ci sia questa attenzione da parte del CNR, come dire, a discutere i molti aspetti di un tema che comunque sarà centrale dei prossimi decenni. Cioè, non illudiamoci, anche se non è nell'agenda, nella grande agenda, il tema mediterraneo è un tema colossale. E la differenza è che se lo si capisce, lo si affronta, lo si gestisce, lo si governa. Se non lo capisce, se non lo si capisce, non lo si affronta, si subisce. Si subiscono soltanto, diciamo, i costi, sia del, come dire, dell'inquinamento del mare o di, diciamo, delle vicende immigratorie più difficili, perché il Mediterraneo è qui, non, per fortuna non ce ne possiamo liberare, diciamo, e la sua importanza per l'Italia e per l'Europa è comunque enorme. Allora, ringrazio Viesti perché non solo ha ripreso i temi del libro analizzandoli, ma li ha rilanciati in una prospettiva che indica strade di ricerca per i prossimi mesi sicuramente. Ci sono delle domande che stanno arrivando, allora che però io non riesco a regolare. Io direi così, abbiamo ancora un po' di tempo, il tempo utile per ascoltare l'intervento di Giannola e poi, secondo i miei calcoli, per finire in tempo utile, abbiamo una mezz'oretta per domande e risposte, quindi procederei così. Prima di dare però la parola a Giannola, una domanda a Viesti. Tutte queste indicazioni, no, che tu ci hai dato, potrebbero essere più forti se ci fosse un leader mediterraneo? Cioè, noi avvertiamo l'assenza di un leader mediterraneo, come per esempio avevo detto prima, c'è stato un leader per l'unificazione tedesca, no? Cioè, sentiamo, o è una sensazione solo, diciamo, mentale, che queste cose poi non incidono nei processi reali? Una breve considerazione. La leadership, diciamo, io non sono un esperto di queste cose, ma mi occupo di politiche economiche, e la leadership è comunque fondamentale, cioè le politiche economiche, perché si facciano, ci vuole anche, come dire, una leadership politica che le faccia divenire. Mi pare che il problema principale sia quello di vedere l'Europa e il Mediterraneo come mutuamente escludenti, e cioè di avere una leadership europea, come dire, contrapposta a una leadership che guarda di più al Mediterraneo. Il punto molto banale è di metterle insieme, perché il Mediterraneo è un tema europeo e lo è sicuramente, come dire, anche se lo ignoriamo, ci sarà sempre. È un grande tema europeo, cioè l'Europa che confina col Mediterraneo. Non sono soltanto gli stati membri, c'è, cioè, anche la Croazia, insomma, i singoli stati membri. E, diciamo, a 30 anni dalla riunificazione tedesca, forse è il caso di ricominciare a porre questo problema. Giusto, curiosità giornalistica, tu lo vedi questo leader in prospettiva? Al momento no, però mi pare che il ricambio delle classi dirigenti europee sia estremamente rapido, quindi stiamo a vedere, chissà che non sia un verde tedesco o chissà chi, no? Beh, grazie per aver raccolto questa curiosità. Allora, Giannola è inutile né presentarlo né suggerirgli temi da riprendere. Ah, tranne uno forse che utilizzo io per utilizzare appunto la sua conoscenza del problema. È curioso vedere come sul tema della litoralizzazione ci sono processi che vanno e vengono nel Mezzogiorno e nel Mediterraneo in modo particolare, cioè processi anche di salite e di discese. Secondo uno studio abbastanza recente di Banca Italia, di Accetturo, Cascarano e De Blasio, addirittura la questione meridionale
originerebbe dai raid dei pirati tra il XVI e il XIX secolo, perché arrivavano sulle coste e per paura delle aggressioni bisognava ritirarsi in collina, e questo ha fatto sì che il sud non avesse delle grandi concentrazioni urbane che sono la condizione per un certo tipo di sviluppo. Poi, dopo finita questa fase, nel dopoguerra invece c'è stata la ridiscesa verso le marine. E ora dobbiamo trovare un equilibrio: è possibile trovare un equilibrio tra questo fenomeno di retromarce, risalite e queste improvvise ridiscese? Sembra quasi Battisti nel evocare queste salite e discese. Però so che Giannola conosce bene questo tema, e magari se nel suo intervento vuole fare un riferimento anche a questo, mi fa una cortesia. Prego, Giannola. Grazie all'Istituto per l'invito e grazie anche al moderatore De Marco per questa sollecitazione. Un po' mi ricorda le riflessioni di un Rossidordia, la polpa, l'osso, che oggi poi si cambia, quello che era l'osso di ieri diventa la polpa di oggi. Tutto è molto variegato, così come sì, ha ragione forse la Banca d'Italia che i saraceni hanno contribuito a creare il mezzogiorno, ma anche magari gli acquitrini e la difficoltà, e solo dopo la bonifica integrale le cose sono anche cambiate dal punto di vista della litoralizzazione. Tema complicatissimo, credo, però la storia e quindi anche cose. I saggi di questo volume servono anche a sollevare e a mettere delle pezze di riferimento. Io, dopo la giustissima considerazione di Gianfranco Viesti sul tema mediterraneo come problema strategico per l'Europa, considerazione sulla quale sono perfettamente d'accordo. Vorrei semplicemente cercare di ripercorrere perché mai è scomparsa dall'agenda la opzione euro-mediterranea e in fondo quanta responsabilità abbiamo noi per averla fatta scomparire. Perché nulla ci impediva e ci impedisce oggi, così come ieri, di avere un approccio, diciamo, euromediterraneo, cioè nel senso, e soprattutto credo che questo sia, adesso dicendolo in modo molto semplificato e rozzo, è collegato alla scomparsa del Mezzogiorno come tema centrale in Italia, cioè. Il Mezzogiorno è l'area più mediterranea di una nazione tutta mediterranea. La Sicilia è il centro del Mediterraneo, è all'incrocio tra Gibilterra, i Dardanelli, Suez, quindi in uno schema di globalizzazione come è stato negli ultimi 20 anni come dire, la dinamica del mondo, è curioso che noi di questa globalizzazione che metteva il Mediterraneo definito un quasi oceano, il mare più piccolo ma un quasi oceano nel mondo, il crocicchio di tutti i traffici delle civiltà dall'est, dall'estremo oriente alla mitica Nord Europa, proprio l'Italia non abbia assolutamente partecipato a questa cosa. Ne va così la dimostrazione del declino dei nostri porti, dell'incapacità di fronteggiare la concorrenza di Rotterdam, che di fatto è diventato il polo della globalizzazione per quello che riguarda l'Europa. Noi abbiamo semplicemente, e qui torno anche al discorso di Gianfranco, abbiamo semplicemente partecipato all'integrazione est-ovest, cioè al grande disegno tedesco, con l'ambizione di diventare un pezzo della Mitteleuropa.
E mi riferisco chiaramente a chi? A Lombardia, al Veneto e all'Emilia-Romagna, che guarda caso sono quelle che di fronte al disastro italiano, perché è un disastro quello della nostra esperienza degli ultimi 30 anni, chiedono l'autonomia rafforzata, chiedono cioè quella che Gianfranco chiama la, così, una secessione mascherata. Io la chiamo, no, non una secessione, un privilegio di autonomia per rimanere agganciate ancora all'illusione di essere Mitteleuropa. Allora credo che questo pezzo di analisi è importantissimo per capire anche la prospettiva, perché se non cambiamo noi la prospettiva, l'euro-mediterraneo non ci sarà, non, la strategia europea. E guarda caso, secondo, diciamo, me, poi possiamo vedere le evidenze, la Germania ci sta chiedendo esattamente questo: occupatevi del Mediterraneo, costruiamo assieme una strategia, perché non lo farà né la Francia né la Spagna da sole, ma lo può fare solo l'Italia, per motivi logistici, per motivi culturali, per motivi di patrimonio, per motivi di relazioni e anche di accettazione dall'altra sponda di un discorso europeo, se lo portiamo noi. Non lo può portare la Francia nel Maghreb, non lo può portare nell'Africa subsahariana la Francia, lo può portare l'Europa, ma un'Europa che si veste con una, che elabora una strategia che è veramente mediterranea, perché è la nostra tradizione. Il Rinascimento nasce con le repubbliche marinare, nasce poi a Venezia, nasce a, come dire, a Pisa, Siena, nasce in tutte le Genova e Napoli, eccetera, eccetera. Da lì nasce, diciamo, il Rinascimento europeo. E oggi il Rinascimento mediterraneo in chiave europea può nascere solo da una nostra decisa leadership. Questo sì, oggi bisogna che ci sia una leadership, poi che non sarà la persona italiana, ma una leadership politica che in Europa porti a questo, a questa essenziale discussione. Ora, per fare questo, secondo me, c'è un'operazione verità da fare, e cioè da dire, da riconoscere il dramma della crisi italiana in atto. Il recovery plan non è altro che un intervento straordinario che l'Europa mette in atto, destinandolo soprattutto all'Italia, a fronte delle performance di questo pezzo di Europa che è fondamentale per il sistema europeo. Sono 60 milioni di abitanti, siamo nel centro logistico più importante del sistema europeo in prospettiva, poi dirò perché è il più importante. Non è Rotterdam che sarà il più importante, sarà Palermo, Catania, la Sicilia e tutto il Mezzogiorno a essere il polo fondamentale se vogliamo avere una transizione ambientale sostenibile, se vogliamo avere una transizione energetica sostenibile. Dobbiamo rivoluzionare nel giro dei prossimi 15-20 anni, ma cominciare adesso, rivoluzionare quello che è il nord attuale, che deve diventare il sud dell'Europa, quello che è l'elemento, per così dire, la punta nel sistema globale in cui l'Europa si inserisce. Da questo punto di vista, se dovessi fare un riferimento, il riferimento lo fa lei a Delors. Delors aveva una visione dell'Europa, no? Il corridoio Berlino-Palermo non è una citazione culturale, ha un significato molto preciso di proiezione dell'Europa verso l'Africa, verso il Mediterraneo e di integrazione, diciamo, del sistema europeo in quella visione. Poi Delors è stato messo, accantonato, abbiamo fatto tutto l'opposto e oggi ci accorgiamo un po' dei risultati.
Ma i risultati italiani, allora detto molto rapidamente, sono drammatici, perché in tutta questa dimenticanza, perché noi ci siamo dimenticati della dimensione mediterranea, non abbiamo un porto, avevamo Gioia Tauro, ma anche quello in qualche modo che è stato una cosa preterintenzionale, lì ci doveva essere il quinto centro siderurgico, per fortuna ne abbiamo fatto un porto che è il migliore del Mediterraneo dal punto di vista tecnico, ma che è sottoutilizzato, addirittura in cassa integrazione per lunghe fasi, oggi finalmente riattivato perché un grande, come dire, una grande azienda di marina si è insediata per fare attività di manutenzione che lo stanno rilanciando, e quindi non abbiamo, diciamo, avuto una strategia preterintenzionale, cioè il Mediterraneo, sì, il porto di Napoli, ma guardate, ancora non è, abbiamo fatto 8 zone economiche speciali, non è partita neanche una. È stato un grande merito perlomeno avere accettato l'idea di fare le zone economiche speciali, sono 8 ormai, tutte nel Mezzogiorno, nessuna di queste funziona come tale. Quindi c'è una disattenzione, una incapacità strategica di vedere cosa significa per l'Italia e per l'Europa e il Mediterraneo ancora molto molto grave. Nel frattempo le nostre regioni motrici, se guardiamo al loro confronto non col Mezzogiorno, in cui il Mezzogiorno chiaramente sono le ultime regioni d'Europa, ormai siamo gli ultimi 8 posti in Europa, sono quasi tutti occupati dalle nostre regioni meridionali. Quindi siamo un caso più unico che raro, l'area più vasta d'Europa depressa e oggetto di politiche di coesione fallimentari peraltro. Detto questo, il Nord, che doveva essere il motore, il Nord ha perso nel giro di 15-20 anni, vediamo la Lombardia, aveva un reddito pro capite che era il 158% della media europea. Oggi quel reddito pro capite, che è ancora sopra la media europea, è solo il 120%. Ha perso 30 punti di vantaggio, li ha persi, ha perso 30 posizioni di classifica, Milano non è più tra le 21 aree metropolitane più importanti d'Europa. Questo è il risultato della integrazione mitteleuropea, che è perfetta perché l'Emilia Romagna c'ha una bellissima industria, tutta integrata, esportatrice, ma a livello di paese anche l'Emilia Romagna scende di 30 posizioni, il reddito pro capite si distacca dalla media europea ancora superiore, il Piemonte ormai è sotto la media europea, la Toscana è sulla media europea, le Marche e l'Umbria sono mezzogiorno dal punto di vista della struttura dei dati che ci legittimano per le politiche di coesione. Quindi il risultato a questo punto per noi è disastroso. E l'Europa se ne è accorta e ci aiuta dicendoci una cosa molto chiara: andate a sud. Noi non lo facciamo finta di non capirlo, ma quello che ci dice: andate a sud, state nel Mediterraneo, riprendete una posizione che colpevolmente, anche come diceva Gianfranco, per la negligenza europea, per il grande sogno tedesco, che prima di ogni guerra mondiale c'è questo sogno tedesco, adesso con la pandemia e la terza guerra mondiale questo sogno tedesco si è realizzato per la prima volta nella storia, e l'est è nel grande balzo verso est, la Germania l'ha fatto. Beh, non è che ci guadagna molto, oggi deve guardare a sud, al Mediterraneo, se vuole avere la transizione energetica, la transizione sostenibile, salvare il pianeta. Allora, quando l'Europa si dà i suoi obiettivi 2030-2050, decarbonizzazione integrale, primo continente, l'Europa che affronta questo
problema che è un problema di sopravvivenza del sistema proprio, beh, quando devi fare questo, noi Italia, Mediterraneo, centro di questo quasi oceano, che non abbiamo nessun ruolo di fatto, perché ormai ce l'hanno i turchi, ce l'hanno i russi, ce l'ha l'Egitto, e noi non siamo più in grado di condizionare, beh, dobbiamo rappresentare questo enorme mercato, l'Europa, il più grande mercato, il più ricco ancora, che si confronta con il mercato del futuro, quello che giustamente si diceva prima, con il continente giovane che ha 5 volte la nostra popolazione, che è in via di sviluppo e che noi dobbiamo aiutare a sviluppare in loco e contemporaneamente gestire l'immigrazione necessaria per evitare lo tsunami demografico, che per prima cosa abolisce il mezzogiorno, seconda cosa rende marginale, rende una pura espressione geografica l'Italia. Quindi se vogliamo evitare queste derive sostanzialmente ormai evidenti, dobbiamo avere appunto questa capacità, non dico di leadership, ma di riconquistare una razionalità a questo quasi oceano. E il quasi oceano è fatto da cosa? È fatto, e allora qui banalmente dico tre messaggi. Cosa deve fare allora oggi l'Italia? L'Italia è oggetto di un intervento straordinario che la Cassa del Mezzogiorno fa ridere rispetto a quello che viene in 4 anni buttato come risorse sull'Italia con delle condizionalità precise. Affrontate i vostri problemi atavici, cioè disuguaglianza e coesione, perché il sistema è a rischio di spaccarsi, a rischio di non avere più coerenza, non ce l'ha più per tanti motivi. E allora affrontare questo problema cosa vuol dire? Vuol dire rimettersi al centro di questa piazza enorme. Il Mediterraneo per noi in questi ultimi 20 anni è stato un ingombro, un mare di transito, no? Arrivavano da Suez per andare a Rotterdam, non per andare a Gioia Tauro o ad Augusta, cioè i grandi porti essenziali, che dovrebbero essere quelli essenziali in un discorso di ricollocazione logistica. Ebbene, oggi noi dobbiamo riconquistare questa centralità, prima cosa. Quindi queste famose zone economiche speciali, che sono legate tutte ai porti del Mezzogiorno, dovrebbero essere il cuore di un discorso, per esempio, del PNRR. Voi li trovate nel PNRR? No, incidentalmente trovate le zone economiche speciali per una, come dire, conversione dell'ultimo momento della ministra sul Mezzogiorno. Sui porti trovate che Genova e Trieste sono i porti strategici e non, come dire, tutti i porti del Mezzogiorno oltre a Genova e Trieste. Il sistema dei porti italiani deve essere il cuore strategico della ricollocazione dell'Italia in Europa e quindi nella globalizzazione. Allora, quando noi come Svimes diciamo da 10 anni il sistema Italia ha bisogno di un secondo motore, a questo alludiamo, anzi non è che alludiamo, lo diciamo poi a chiare lettere. E il secondo motore oggi è più importante ancora di ieri, perché oggi è il motore che può garantire non all'Italia ma all'Europa di corrispondere ai suoi obiettivi del 2030 e 2050 con molta più rapidità, efficienza e sostenibilità. Per cui il discorso che noi insistiamo a portare avanti e in qualche modo a suggerire al governo è di dare una lettura strategica a quel polpettone che è il PNRR, in cui non si vede qual è la strategia e forse volutamente non si fa vedere qual è la strategia. A noi non interessa tanto
dire se le risorse che vengono al sud sono il 40, il 50 o il 60%. A noi interesserebbe sapere che le priorità del governo in questo momento per corrispondere alle esigenze che l'Europa ci impone a noi come nazione e a noi in quanto determinanti a livello di Unione Europea sono, per capirci, creare il secondo motore al sud, che non è che vuol dire dare l'80% delle risorse, vuol dire intervenire per quelle cose che mettono in moto il sud, e sono le zone, in questo momento lo strumento più utile è la zona economica speciale, tutte inattive da 4 anni. Secondo elemento, questo secondo motore deve costruire il Southern Range per l'Europa. L'Europa deve vedere questo sistema come sta, ha usato, è veduto, è creato Rotterdam e Amburgo al nord dell'Europa. Rotterdam e Amburgo non possono pretendere di governare la seconda globalizzazione, il ruolo dell'Europa nella seconda globalizzazione, per un semplice motivo, perché fare 7 giorni di navigazione in più è insostenibile dal punto di vista ecologico, dal punto di vista razionale, rispetto ad arrivare in Italia e poi via ferro e via mare andare in tutte le direzioni. Questo è un potere contrattuale che noi avremmo e che dovremmo usare, non per imporre, ma per dimostrare con logica e con pacatezza che questa è l'ottimizzazione dell'attuale situazione insostenibile nello sviluppo. Quindi è inutile pensare al mito della rotta artica, che vorrebbe dire distruggere il Polo Nord e quindi abbandonare i sogni del 2050. La rotta artica noi dobbiamo in qualche modo vietarla, se è possibile, o perlomeno contrastarla. Il tema è la centralità mediterranea per la globalizzazione, per quello che corrisponde agli interessi che appunto dai Dardanelli fino a Gibilterra con la rotta atlantica e così via e quella di Suez raddoppiata, che fanno di questo crocicchio il crocicchio del mondo in questo momento. Altro che marginalità, noi siamo talmente centrali e talmente distratti che ci siamo non accorti di essere centrali. Oggi o recuperiamo questo e le regioni del sud, invece di fare ognuno la sua piccola patria che programma, dovrebbero essere prese da un governo, messe testa a testa a dire la strategia è unica. Quindi c'è un cluster da creare che sarà il nuovo, invece del Northern Range, il Southern Range, al servizio dell'Europa, dell'Africa, dell'Est e dell'Ovest. Questo è indispensabile se vogliamo avere successo, altro che resilienza. Noi non dobbiamo ritornare a come prima. Resilienza vuol dire reagire agli shock per recuperare la vecchia struttura. La nostra struttura è insostenibile e ce lo dimostra. Tra 6 anni la Lombardia avrà un reddito pro capite pari o inferiore alla media europea, se continua di questo passo. E così l'Emilia-Romagna non è che un grande successo, staranno bene, sono regioni ricche all'interno di un paese povero, di un paese che è tutto nella politica di coesione. Quindi questo è un discorso da fare anche in termini della visione che si sta riaprendo sull'autonomia differenziata. È ridicolo pensare all'autonomia differenziata, come era ridicolo pensare a 21 sistemi sanitari diversi nelle varie regioni. O si ha il coraggio, e qui il governo dovrebbe avere il coraggio, visto che ha, diciamo, un premier che è al di sopra delle parti, di parlare con chiarezza al paese. Secondo me la chiarezza la danno i dati, la danno l'analisi di 20 anni di fallimento, di progressivo fallimento. Quindi sostanzialmente, l'ultima cosa sulle zone interne, quello è un tema molto importante, però questa strategia di ricentralizzazione dell'Italia sul Mediterraneo è una strategia per le zone interne. Giustamente faccio solo un esempio: se vogliamo ritornare,
fare il Southern Range, dobbiamo rapidamente fare la ferrovia Napoli-Bari, che da 20 anni sta lì, che adesso la finanziamo col PRN per evitare di indebitarci con altri 2 miliardi con la Banca Europea degli Investimenti. Beh, quella ferrovia c'ha 12 stazioni, 12 stazioni che sono tutte in Irpinia e nel Sannio. Quale miglior politica per le zone interne di collegare e di imporre alle regioni Campania e poi alla Puglia e così via, di agganciare quella nuova infrastruttura a un disegno di riequilibrio territoriale, perché lì passa per zone bellissime, piene di borghi rinomati, semplicemente non collegati a nulla. Allora, quando facciamo la sanità, la scuola e le ferrovie, quelle diventano zone non più interne, ma, come dire, meta di un nuovo stile di vita. E magari da Napoli, dai Campi Flegrei, che dobbiamo svuotare perché sono ad altissimo rischio, sarà gradualmente possibile portare la gente in quella direzione. Come Londra, c'è gente che vive a 30 km e lavora alla City, e così a Napoli ci sarà gente che vive benissimo in aree dedicate. Perché? Perché è connessa. Quindi la connessione è ad ampio spettro ed Giannola, è una risposta. Giannola, nel frattempo magari potremmo portare i napoletani ad Afragola con una metropolitana invece di andarci a piedi. Sì, questo lasciamo aperto, tra due anni forse. Tra anche, due anni. Sì, appunto. No, ho fatto questa battuta anche per richiamarti alle conclusioni, ma sei arrivato, concluso, giusto? No, scusami se... No, per carità. Io ti ringrazio per questa visita. Visione sistemica che come sempre tu hai di questi argomenti. Naturalmente hai messo a fuoco un mare di problemi, dal regionalismo differenziato alle rotte artiche, e questo mi fa venire in mente che c'è stata una domanda, mi è pervenuta una domanda da qualche parte proprio su queste rotte artiche. Quindi se parlo con la regia, vogliamo cominciare con le domande, abbiamo un po' di minuti, ce le abbiamo. Ripescherei questa sulle, se ce l'avete, se no la formulo io, sulle rotte artiche, e farei poi, girerei le domande a chi risponde. La regia mi dà un segno di ascolto? Ci sono queste domande? Sì, c'era, mi introduco io perché ho visto c'era Ciro Burattino che tra l'altro ha alzato la mano, che voleva però chiedere a Gianfranco Canitano di dargli la parola. C'è Gianfranco? Sì, l'ho attivato. Okay, grazie. Sì, avevo posto io la domanda, diciamo, a proposito di centralità del Mediterraneo, che cosa si pensa delle rotte artiche in funzione di questo processo che è il cambiamento climatico. Ora, premesso che la relazione del professore Giannola è illuminante sotto tutti i punti di vista che ha toccato, perché mi sembra veramente un'analisi indiscutibile, assolutamente da accettare in blocco. Mi domando, a parte la domanda sulle rotte artiche che implica un discorso est-ovest piuttosto che non nord-sud nel contesto della globalizzazione, ma scusatemi, alla fine mi è venuto da chiedermi un qualche cosa sull'efficacia di questi nostri studi e approfondimenti, dei quali do atto e merito al CNR. Ma veramente riteniamo che siano efficaci questi nostri confronti, tenendo conto che tutto quello che Giannola ha detto a chiarificazione del processo di Europa centrico, noi in Italia abbiamo segnali per i quali la predominanza di certe tendenze a considerare
diciamo la parte settentrionale del paese da integrare in Europa e la parte meridionale viceversa da abbandonare come palla al piede del sistema di sviluppo italiano. I sondaggi ci dicono che questi vanno nella direzione di un progressivo abbandono delle problematiche meridionali, che sono giustamente eurocentriche. La direttrice nord-sud, tenuto conto di quello che è il discorso di futuro dell'Africa, ci pone problemi di integrazione, di acculturamento di quelle che... Insomma, noi stiamo andando in direzione è chiarissimo, opposta. È chiarissimo, per dire, faccio la parte della Gruber, rapido, perfetto. Sei già benissimo. Allora, ci sono altre domande, così le accorpiamo. Però intanto questa qui non trascurerei la prima, perché Burattini mi pare che dica, ma magari poi questa centralità la perdiamo per un effetto climatico, cioè per un fatto naturale, non è tanto più una scelta. No, lo chiedo a Giannola, cioè, alla fine lo scioglimento dei ghiacci potrebbe creare una strada che ora non c'è, sarebbe a quel punto naturale percorrerla. Giannola. Ma in parte è così, ma io qualificherei cosa accade se la rotta artica diventa effettivamente una rotta. La rotta artica attualmente è praticabile da vettori piccoli in un certo periodo di tempo. È chiaro che se procede il fenomeno del cambiamento climatico e arriva a quelli che non devono essere assolutamente superati, i limiti che Europa si pone nel 2030, per il 2030-2050, quella rotta rimane un'opzione molto limitata. Ma se diventa, come i russi e i cinesi in qualche modo ambiscono a fare, perché di questo si tratta, esatto, è chiaro che diventa, non dico alternativa, ma diventa complementare a quella che può essere il Mediterraneo, perché il Mediterraneo rimane comunque un polo di un certo tipo per tantissime ragioni, ma comunque quella può diventare... Ma questa cosa, e qui insisto a dire, l'Europa dovrebbe avere una posizione ufficiale su questa cosa. Non si deve fare nulla per lavorare nella direzione di creare la rotta artica, perché vorrebbe dire fare tutto il contrario delle politiche che stiamo dando, i compiti a casa, ogni paese, di abbattere le emissioni e così via, per evitare che ci sia la rotta artica. Non so se è chiaro, è una contraddizione in sé. Ora, la rotta artica è mortale per il paese, per il, come dire, è molto dannosa per il sistema globale. Se noi facciamo qualcosa per favorirla, siamo masochisti, diciamo così. Chiarissimo. C'è qualche altra domanda? Altrimenti ne avrei una subito per Viesti. Cioè, mi interesserebbe sapere da Viesti se condivide questa priorità indicata intorno alle ZES come primo passo per cercare di rimettere in moto questo motore. Lo chiedo all'economista in questo caso. Dunque, vorrei intanto segnalarvi che come segno, diciamo, della centralità del discorso, che è arrivato anche il cartaggio, grazie Salvatore, e quindi adesso... Questo è un mistero, altro che Napoli-Bari. Come ha fatto ad arrivare a sto libro mentre tu parlavi? Il postino, diciamo, non era collegato. Vai. Grazie molte, perché, diciamo, leggere sul PDF è utilissimo, in questo caso ha risolto tutto, ma diciamo, io sono all'antica e quindi la carta mi serve. Le ZES sono un pezzo, diciamo, di un discorso più completo, nel senso che possono essere, come dire, un'area interessante di concentrazione di non solo di trasporti e logistica, ma anche di lavorazioni, quindi sono un pezzo interessante del discorso. Però le ZES da sole certamente non risolvono, perché come dire, avere condizioni, noi non siamo in grado di offrire chissà quali condizioni di favore, quindi
sia per le regole sugli aiuti di Stato, sia per le risorse disponibili. E quindi sicuramente diciamo, un'impresa che si insedia in una ZES non lo fa come si faceva in Cina negli anni 70, cioè per andare in un mondo completamente diverso dal resto del paese. Lo fa per andare in un pezzo d'Italia, in un pezzo di sud, e quindi ovviamente diciamo, le ZES da sole non bastano se tu non metti a posto anche il resto dal punto di vista, pensiamo soltanto al punto di vista come dire, dei trasporti e della logistica interna, ma dal punto di vista ancora più importante che è quello come dire, della formazione dei lavoratori e delle qualificazioni dei lavoratori. Noi abbiamo un problema di, come dire, di potenziamento drammatico dell'istruzione che è al sud è su livelli bassissimi. Gianfranco, posso interromperti un attimo? Ma no, certo. Quindi Giannola partirebbe dalle ZES, tu partiresti dalla formazione. C'è una proposta che è circolata, ma insomma di cui non si è molto discusso, che ho sentito fare a Prodi. Prodi dice: com'è possibile che nel sud non ci siano almeno una o due grandi aree metropolitane con centri universitari di grandissimo respiro che accolgano diciamo i giovani per esempio i giovani africani condividi tu questo progetto? Poteva essere questa una prospettiva? Totalmente, io sono 10 anni che faccio battaglie contro la compressione, certo, dell'università del mezzogiorno, perché mi sembra proprio la politica, ho avuto anche come dire incrociato il fioretto con l'attuale presidente del CNR quando lei era ministro, abbiamo anche lo spadone abbiamo incrociato, devo dire, su questi temi, e mi sembra veramente una politica suicida, sia tenendo conto dei livelli di formazione interna, sia tenendo conto di questo fatto. Io ho provato in tutti i modi, diciamo con le mie forze di studioso, a far arrivare a chi scriveva il piano nazionale di rilancio diciamo il disegno di una misura che fosse quella di prendere Bari per i Balcani o Palermo per il Nord Africa e farne dei poli di formazione superiore per attrarre gli studenti, perché mi sembrava contemporaneamente la misura perfetta, diciamo una misura di politica estera, una misura di integrazione di immigrati e una misura di potenziamento delle aree urbane. Non c'è stato verso, diciamo, bisogna insistere. Ma con Prodi ne avevate parlato, e quindi era una proposta anche formulata? All'epoca no. Io sto parlando del 96-98. O tu ti riferisci adesso a... No, io gliel'ho sentito. No, non ci siamo sentiti. No, quindi no. Sono percorsi diversi che arrivano alla stessa conclusione. Bene, su questo c'è qualcuno che vuole intervenire, se no non insisterei inutilmente, e però ripasserei a questo punto la parola a Salvatore. C'è Paola Vallone che voleva fare una domanda. Io più che fare una domanda, innanzitutto volevo ringraziare ovviamente di questa occasione in cui è la prima volta che si presenta il libro dopo la sua pubblicazione. Purtroppo chiedo scusa, ho una curiosità, ma dov'è a Vallone? In una biblioteca storica? Sono nell'archivio storico del Banco di Napoli. Saluto l'archivio. No, ma è una fotografia, non ci sono materialmente dei... Mi piacerebbe essere... Chiedo scusa. Vai, scusa. No. Io ringrazio per questa presentazione, perché purtroppo questo libro, che è stato faticoso nella sua gestazione proprio per la mole di lavoro che c'è dentro, e quindi ringrazio anche i curatori, è stato pubblicato proprio purtroppo in pandemia, per cui non è stato potuto non si è potuto lanciare in presenza appunto appena pubblicato. Quello che avevo scritto anche in chat, io sono una storica ovviamente, quindi forse da Walter mi sarei aspettato qualche intervento maggiore sui nostri i nostri saggi storici, almeno quelli che compongono l'ultima parte, però mi rendo conto
che Walter ha una formazione sì storica ma più legato all'ambiente, quindi lo giustifico, va, lo perdono per questa cosa. E giusto per sollevare la questione anche che ha sollevato il dottor De Marco relativamente al vapore, che è questo bellissimo saggio di Daniela Circolella, e che lei ha praticamente ha scritto una cosa che sul vapore, che dal punto di vista degli storici e storici economici è una cosa che si sa e che hanno cavalcato molti borbonici, poi neoborbonici. Però vorrei ricordare che tra i primati ci sono anche, non per portare acqua al mio mulino, le scuole nautiche che sono sorte nel Mezzogiorno e che hanno continuato. Il vapore si è fermato, ma le scuole nautiche si sono diffuse ancora di più, così come anche il ruolo delle assicurazioni marittime. Procida era una piccola isola, Procida adesso l'anno prossimo sarà capitale della cultura, quindi voglio ricordare anche questo aspetto, come Procida sia stata la prima, ma su questo Raffaella Salvemini, la mia coautrice, può intervenire, la prima isola che ha visto nascere una scuola nautica importante per la formazione del capitale umano, ma c'è anche il capitale finanziario, quello delle assicurazioni. Procida si ribella al monopolio della penisola sorrentina, e la penisola sorrentina era un'antica fucina di assicurazioni, per cui volevo ricordare appunto a De Marco anche questo primato che ci ha caratterizzato e che però abbiamo portato avanti, abbiamo continuato a portarla nonostante il vapore poi si sia fermato. Ecco, questa è la mia osservazione che volevo fare. Mi cospargerei il capo di cena se avessi i capelli per trattenerla, però è così. Naturalmente né io né gli altri abbiamo indicato i singoli diciamo studi, ce ne sono anche su aspetti geografici molto concreti, concentrati, la gaiola, cioè il libro è pieno di queste esperienze macro e micro. Messe insieme viene fuori questa lettura del Mediterraneo che diciamo può apparire molto diciamo separata l'una dall'altra, ma è proprio la complessità del Mediterraneo che ci suggerisce questa chiave. In più però io insisto che forse qui sono venuta alla discussione anche indicazioni, strade di ricerca percorribili. Non è il mio mestiere, ma tiro in ballo però il direttore dell'istituto. Per esempio quelle due che dicevo, uno, il racconto del Mediterraneo è molto importante, l'autorappresentazione di un'area, non solo per questioni identitarie ma anche per questioni di leadership, e appunto la questione del leadership, cioè studiare le leadership più interessanti che sono nate intorno a questo tema, se ci sono modelli, abbiamo citato Delors, ma se ci sono modelli più recenti. Insomma, questo mi pare molto interessante ed è venuto fuori dalla discussione. Per questo ora do la parola a Capasso, e così lui ci saluta e ci ricuce nelle nostre riflessioni. Se posso, ecco. Telegraficamente, anche l'integrazione, sì, transadriatica è un bel caso, come dire, da studiare nella sua peculiarità o nella sua generalizzabilità come integrazione transmediterranea, perché diciamo in questi ultimi 30 anni è andata piuttosto avanti. Allora quello è un piccolo mare, come dicono alcuni. Però, cioè a cosa pensi in modo particolare? All'integrazione fra le culture, le società e le economie di Marche, Abruzzo, Puglia e quelle di Slovenia, Croazia, Montenegro e Albania. Moltissimo. L'integrazione italo-albanese è molto interessante, cioè, e ha molti aspetti positivi. Noi conosciamo abbastanza bene Albania-Puglia, il rapporto Albania-Puglia, e tu invece dici di andare più al nord. Diciamo. Bene, quindi almeno 3 indicazioni di ricerca, io sarei felicissimo se fossi Salvatore Capasso. Ecco, allora, vai. Grazie Marco, e io veramente questo dibattito è andato al di là delle mie più rosee aspettative. Quando ascolto Adriano Giannolo o Gianfranco Rissi
Io ne resto sempre innamorato, non è una parola, perché veramente gli spunti che arrivano sono enormi, non sono parole vuote o di circostanze. Oggi ho ascoltato un manifesto di sviluppo, di crescita, di idee, veramente sono stimolanti e fanno riflettere tantissimo. Noi stiamo attraversando un momento storico particolare. Io però la vedo in positivo, un momento in cui il nostro paese, il Mezzogiorno, insomma, ha l'opportunità, come ha detto Adriano, ma anche Gianfranco, e come loro da tempo, insomma, dicono di poter fare da, Adriano dice secondo motore, ma forse io direi da volano per il nostro paese e forse anche per l'Europa. Nel piccolo io voglio ringraziare i ricercatori, perché senza il lavoro di una rete così ampia di persone che ogni giorno si interessano di temi che sono rilevanti anche per il paese, la conoscenza non potrebbe, conoscere quest'area sarebbe molto complicato. Io vi faccio presente che al momento attuale raccogliere dati sulla Siria, sulla Libia, anche sull'Algeria, su molti di questi paesi è estremamente complicato. Non esistono banche dati corpose, corrette, i dati sono spesso approssimati e quindi fare ricerca su questi temi è molto difficile. Poi voglio aggiungere un'ulteriore cosa. Su questo, noi parlando di formazione, Gianfranco e Adriano mi capiranno in questo momento, perché loro, ecco, da ordinari di vecchio corso, eccetera, possono dedicare la loro vita a studiare questi dibattiti. Ma paradossalmente, il sistema della ricerca oggi in Italia non premia i ricercatori, per esempio economisti, che vogliono lavorare su questi temi in Mezzogiorno, perché quello che fa fare carriera è pubblicare su riviste, noi le chiamiamo di fascia A, cioè quelle che l'ANVUR riconosce meritevoli poi della progressione di carriera. E spesso queste riviste non sono italiane, anzi quasi sempre non sono italiane, sono pochissime. Quelle poche italiane che ci sono, per rimanere in fascia A, si allontanano da temi che interessano a noi. Quindi paradossalmente pubblicare saggio in un libro, sembra allucinante questo, in un libro come questo, in un qualsiasi, non vale niente per l'ANVUR, o vale pochissimo, perché quello che si valuta sono le riviste di fascia. Quindi io voglio sottolineare questo per dire che c'è uno sforzo enorme da parte dei ricercatori del CNR di aderire ad una mission che è quella dell'Istituto di riempire un vuoto nella ricerca, ma poi nuotare controcorrente. E poi c'è un'ultima cosa e chiudo, è la commissione tra scienze dure e scienze umane. Noi stiamo assistendo, ma questo non sta accadendo solo in Italia, nel mondo l'ondata è partita dagli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra, ad un ridimensionamento estremamente forte delle scienze umane, come se la tecnica e le scienze dure potessero fare almeno dell'uomo, della centralità dell'essere umano. Secondo me questo veramente è un assurdo. È un istituto, un'università, un centro di ricerca che si occupa di temi legati all'ambiente, allo sviluppo, non può prescindere dall'impatto che hanno sulle culture. Ecco, tu parlavi di identità, di leadership, ma come si fa a parlare di ambiente, di cose ambientali, se non si capisce che impatto ha sulle collettività? Prima Adriano parlava di centri l'Irpinia bellissimi o quelli pugliesi. Come si fa a parlare di sviluppo senza concentrandosi solo sulla tecnologia, su quello che la tecnica e la scienza dura, può portare al mondo? Cioè, secondo me questo è l'altro aspetto che noi dovremmo sottolineare, sia all'interno del CNR che in generale nell'ambito della ricerca. Questo lo faccio da ricercatore. Secondo me il ruolo delle scienze umane deve essere riportato
in un punto, a un punto importante. Prima si parlava di rotta artica. Se noi, diciamo, non mettiamo a centro l'uomo di nuovo, il suo mondo, cioè, come si fa a concentrarsi solo sulle tecnologie? Questo è l'altro aspetto che io non se ne è parlato, ma io, ecco, da direttore di un istituto del CNR vorrei sottolineare. Quindi mi sono dilungato fin troppo, però questa volta i ringraziamenti sono veramente sentiti, lo dico da meridionale, lo dico da italiano, perché oggi ancora una volta non hanno tradito le mie aspettative sia Gianfranco, Adriano, ma anche Marco, è molto pungente. Hanno indirizzato il dibattito veramente su temi veri, sulle sfide che dobbiamo affrontare. E noi ricercatori dovremmo dare il nostro contributo in questa direzione. C'è troppo rumore. I social hanno aumentato false informazioni. Noi abbiamo adesso un compito molto difficile, che è quello di filtrare e di aiutare la gente a capire quali sono veramente le priorità e quali sono i dati veramente su cui poi prendere le decisioni. E questo è quello che mi aspetto dalla nostra attività, dalla nostra ricerca, e spero che questo contributo possa andare in questa direzione. Quindi grazie a tutti voi per essere intervenuti. Grazie a te, e vi ringrazio anch'io e vi saluto. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Grazie. Arrivederci.